Invertire la rotta al più presto per non disperdere il grande patrimonio fin qui acquisito, è questo l'input su cui deve muoversi il Pescara, che sta affrontando il periodo più difficile di questa stagione, che fino a 10 giorni fa era entusiasmante. 3 sconfitte di fila invece hanno portato il morale della squadra sotto i tacchi, l'onda lunga del capo con il Catanzaro, un calo che più passa il tempo più sembra mentale, come se contro la squadra di Vivarini il Pescara si fosse schiantato contro un muro invalicabile dopo aver fatto il possibile per arrivare in scia a quell'appuntamento. Ed è come se la squadra, capita la disparità di forze, avesse mollato. Tanti, troppi gli errori commessi nell'ultimo periodo, e se la prestazione di Francavilla Fontana, a detta dello stesso Colombo, era stata comunque discreta, col Taranto è stata una serataccia dove da salvare non c'è stato nulla, anzi con la beffa di avere un centrocampo da reinventare per la trasferta di Monopoli, con Craia espulso e squalificato e con Palmiero infortunato, probabile rientro a gennaio. Nel dopogara il DS Dell'Icari ha parlato di via smarrita da ritrovare, di una spensieratezza venuta meno nell'ultimo periodo, oltre che di errori evitabili. Il tecnico Colombo si è assunto le responsabilità del momento, dicendo di essere la persona deputata a trovare le soluzioni per questa inversione di rotta. Lavorare sulla testa sarà la prima cosa, ma non l'unica. Con quasi mezzo campionato giocato, oramai tutte le squadre conoscono pregi e difetti del Pescara. Virtus e Taranto si sono chiuse, lasciando il possesso ai biancazzurri, e hanno vinto. Messina e soprattutto Gelbison, facendo la stessa cosa, hanno fatto soffrire il Delfino. Togliere la profondità al Pescara e soprattutto a Cuppone è la mission dichiarata, e allora vanno pensate alternative di gioco. Poi ritrovare tranquillità in una difesa che è stata impenetrabile per oltre 2 mesi, subendo il primo gol su azione solo all'11ª giornata. Salvo contrattempi, a Monopoli Colombo dovrebbe riaffidarsi alla presunta difesa titolare, Cancellotti, Boben, Brosco e Milani. In avanti con Lescano e Cuppone, in rialzo le quotazioni di Delle Monache, in mediana Mora, Aloy e Jabois, col baby D'Aloia unico cambio. Alternativa? 4-2-3-1, anche se cambiare assetto in un momento in cui si cercano alcune certezze può essere un rischio. In casa Monopoli tornano a disposizione Simeri, Bussaglia e De Santis. 2 ex mancheranno, Fornasier e Derisio. Altri 2 ci saranno, Drudi e Pinto. Al Veneziani Colombo ha lasciato uno splendido ricordo dopo una grande stagione, e proprio da lì il tecnico Brianzolo conta di ripartire col suo Delfino.